Il Miramare di Soverato ospita la presentazione ufficiale del Volley Soverato, che si accinge a disputare una nuova, l'ennesima stagione in Serie A2, il campionato 2021-2022 che ormai sta per iniziare. Tante novità quest'anno, compreso il main sponsor, un Volley Soverato con rinnovate ambizioni, presidente Matozzi. È solo il presidente è vecchio, il resto è tutto cambiato. La cosa mi fa molto piacere perché sicuramente abbiamo voglia di dare ancora una volta, visto che l'abbiamo fatto negli altri anni, la sensazione che questa nostra società è la società di Soverato. Quindi stasera vogliamo presentarla alla stampa, ai tifosi, presentare tutto quello che è l'entourage della pallavolo Ranieri International Soverato. Questo binomio, questa associazione di queste due realtà bellissime, l'una e l'altra, devono far crescere questa società. È una cosa nuova, io sono felicissimo, onorato, ringrazio i fratelli Ranieri per la disponibilità, ringrazio anche il Miramare per averci ospitato e speriamo che possa essere un campionato che ci fa divertire e che ci divertiamo. Inizia ufficialmente la stagione 21-22 per il Volley Soverato con la presentazione qui alla Miramare. Siamo con coach Bruno Napolitano alla quarta stagione consecutiva sulla panchina biancorossa, una nuova annata ricca di propositi, una squadra rinnovata, un grande lavoro fatto in queste settimane di preparazione perché ormai ci avviciniamo sempre più all'inizio del campionato. Hai detto tutto tu. Cioè, potrei andarmene a questo punto. Si vede che sono qua da 4 anni, mi conosci talmente bene che... No, io sono rimasto perché questo è il primo anno che facciamo la presentazione della squadra. Quindi, sai, adesso sono più contento. No, battute a parte, sono contento perché comunque, voglio dire, Soverato secondo me merita questo tipo di attenzione, oltre che mediatica, sociale, no? Nel senso che comunque Miramare è un locale storico, il Soverato, e credo che il binomio sia un binomio assolutamente corretto, vincente e giusto. Squadra rinnovata più o meno come sempre in questi 4 anni, forse quest'anno un po' meno giovane, o meglio un po' più eterogenea in termini anagrafici, palleggiatrici sicuramente molto giovani. Stiamo facendo tanto lavoro, partendo forse da un livello un pochettino più basso, ma basso nel senso che abbiamo dovuto fare qualcosa in più rispetto agli altri anni. Questo significa che insomma dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti, ma non sarà semplice, ancora il lavoro da fare è tantissimo, però le ragazze stanno lavorando tantissimo bene. Abbiamo qualche difficoltà di tipo logistico che spero si risolva presto, perché comunque insomma all'inizio abbiamo dovuto lavorare non al Palascoppa, adesso abbiamo un po' il problema delle luci, insomma sicuramente dobbiamo mettere a posto un po' di cosine, perché poi questo in qualche misura influisce anche sulla qualità del lavoro e quindi sul rendimento. Però siamo soddisfatti, come al solito dico che bisogna sapersi adattare a tutte le circostanze, perché poi adattarsi fuori al campo significa anche adattarsi in campo, quindi questa è un po' la filosofia che abbiamo sempre avuto. Anche quest'anno una serie a due gironi, che tipo di campionato ci dobbiamo aspettare, non solo del Soverato ma in linea generale? Ma regola cambiata, perché non si farà più il girone playoff e il girone, diciamo, il girone promozione e il girone salvezza, ma c'è un regolamento nuovo, le prime faranno direttamente la finale per salire, poi ci sarà una sorta di tabellone del perdente, insomma un po' diverso. Questo fatto che ogni anno cambiano non mi piace tanto, perché gli adattamenti, che sono già tanti e difficili, vengono messi a dura prova dal cambio di regolamento che ogni anno, insomma, secondo me ci spiazza, ecco. Non riesco a capire perché ogni anno si cambi. Detto questo, sicuramente l'allargamento a 22 squadre ha ulteriormente aumentato il bacino di utenza, per cui si continua a pescare da sotto e a voi le conclusioni. Io insomma faccio il tecnico e lavoro su quello che ho, però è chiaro che poi ogni anno siamo a dover ritarare la metodologia di lavoro, perché ci troviamo sempre con giocatrici sempre più giovani e sempre meno abituate al lavoro di alto livello, che non significa che non siano giocatrici di valore, questo non sto dicendo questo, però sono giocatrici che hanno bisogno comunque di un periodo di assestamento, rodaggio, capire i carichi, capire l'intensità, la metodologia, insomma non è così semplice, ecco. Quindi però poi per il resto vedremo, come al solito, strada facendo quello che sarà, nel senso che ancora di più quest'anno viviamo alla giornata, giorno dopo giorno lavoriamo, e se il lavoro che facciamo sarà utile a
a fare bene, saremo tutti contenti, ecco. Presentazione ufficiale per il Volley Soverato, quest'anno una novità importante, in parte direi, perché Ranieri International è il nuovo main sponsor del Volley Soverato, da sempre vicino al mondo dello sport, da sempre vicino al Volley Soverato, quest'anno in una veste ancora più rafforzata, se così si può dire. Siamo con uno degli esponenti della nota azienda soveratese, avete sposato ancora una volta questo progetto della volley femminile, campionato di A2, un campionato importante, si gira per tutta Italia, quindi un connubio ancora più forte. Sì, abbiamo voluto quest'anno supportare in maniera più importante la squadra volley, che quest'anno porterà appunto il nome della nostra azienda, quindi Ranieri International Volley Soverato. E già da anni che con il dottore Matozzo diamo un nostro contributo alla squadra, quest'anno abbiamo volutamente deciso di rafforzarlo, anche perché stiamo investendo comunque negli sport. Da quest'anno siamo anche sponsor, main sponsor di una squadra, di un team di Formula 1 H2O, quindi in acqua, e crediamo che comunque lo sport, specie per i giovani, vada comunque incentivato, vada supportato. E un'azienda, noi siamo di Soverato, la squadra è di Soverato, quindi quale miglior connubio poteva essere? Ecco, partnership annunciata proprio in prossimità della vostra partecipazione al Salone Nautico, come ogni anno, una vetrina ovviamente prestigiosa per voi, per un'azienda che, nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà che tutti hanno avuto a livello mondiale, comunque dimostra di credere nel territorio e di continuare a crescere. Sì, in realtà il Salone Nautico di Genova, il 61esimo Salone Nautico, è finito pochi giorni fa. Siamo appena rientrati e devo dire che i risultati sono molto, molto interessanti. E al di là delle aspettative, abbiamo negli ultimi anni molto investito sul prodotto, sulla qualità del prodotto, quindi sull'innovazione. E i nostri mercati non sono più nazionali, ma fondamentalmente esteri, internazionali. Siamo presenti in quasi tutti i punti ormai del mondo, in Cina, negli Stati Uniti con la nostra sede, e in Turchia, in tutta Europa, quindi diciamo che è un mercato abbastanza ampio, e siamo riusciti quest'anno, nonostante la pandemia, ad ottenere degli ottimi risultati dal punto di vista commerciale. Sempre il Miramare, la presentazione della Ranieri International Volley Soverato, e noi andiamo a disturbare per una questione di grado il capitano della squadra, Chiara Riparbelli, lasciata sola da tutte le compagne. Vabbè, dai. Purtroppo mi spetta questo compito. Vabbè, capitano, quest'anno abbiamo un campionato. Come lo cuciniamo questo campionato? Con tanto entusiasmo, cuore e tecnica? Quello sicuramente. Penso che l'entusiasmo sia una delle chiavi fondamentali per affrontare in maniera giusta il campionato. Negli ultimi anni è stato diciamo, giocato un ruolo fondamentale, e possiamo dire che anche nelle amichevoli che abbiamo disputato nelle ultime due settimane si è riscontrata molta voglia di far bene, e quindi sono abbastanza positiva. E stasera la presentazione con tantissima gente qui al Miramare, sentite la responsabilità di essere squadra di A2 che, anche senza dirlo, punta in alto. Te l'ho già detto l'altra volta, sono molto scaramantica, quindi queste domande con me non, diciamo che non vanno tanto bene, però la voglia di far bene c'è, ti ripeto, quindi la responsabilità, più che responsabilità, ci abbiamo voglia, quindi diciamo che sperando di riuscirla a trasformare questo senso di responsabilità in voglia ancora maggiore. Ecco. Un'ultima domanda, com'è andato questo mese di preparazione con coach Napolitano? Ma bene, sono 4 anni che lavoro con Bruno e 4 anni che mi trovo molto bene, e diciamo che oltre a ovviamente la città di Soverato, il calore dei tifosi, il grande press che ci supporta Bruno e comunque tutto lo staff che ha Bruno intorno, costruisce ogni anno intorno a sé, è uno dei motivi per cui sono rimasta. Quindi diciamo che è stato un mese di preparazione intensa, ma speriamo di raccogliere i frutti. E noi chiediamo al capitano di dirci chi possiamo andare a intervistare nel gruppo di persone. Andiamo e scegliamo. Allora, siccome sono accecata col flash, faccio così, scelgo lei. Però andiamo col capitano. Ecco, è capitata. Gaia. Presentiamoci per il pubblico. Gaia Badalamenti, schiacciatrice. E allora, benvenuta a Soverato. Grazie. Stasera è una serata importante, una presentazione che la città sente molto.
No, siamo molto contenti di essere qua a rappresentare questa città. Comunque siamo tutte ragazze abbastanza giovani che veniamo da fuori. Come ho sentito, diceva il capitano Chiara, la voglia di far bene c'è, è tanta. E è giusto, secondo me, questa presentazione appunto per presentarci, e penso che ce la meritiamo anche agli occhi della città, dei tifosi che ci seguono sempre anche durante gli allenamenti in palestra. Anche perché il Palascoppa, sperando con capienza completa, è un punto di forza del Soverato da sempre. Sì. Sì, sì, infatti io prima di venire qua a Soverato conoscevo già, diciamo, da ragazze, voci di persone che hanno giocato qua, il calore del Palascoppa, i tifosi, comunque è sempre bello, anche per le persone che sono venute, che conosco a giocare da fuori casa al Palascoppa, mi hanno sempre parlato benissimo, è sempre bello giocare in un palazzetto così. Intanto sale l'adrenalina perché la prima partita contro il Como, se non vado errato, si avvicina. Come vi state preparando? Ma noi allora abbiamo sicuramente già iniziato un po' di amichevoli con Marsala, un pareggio, due vittorie con Altino, e domani appunto andiamo di nuovo a giocare contro Altino, due giorni da loro. Io vedo sempre che giorno dopo giorno cresciamo, con gli adattamenti anche di Bruno, perché comunque la pensa magari in maniera diversa da allenatori che abbiamo avuto noi in passato, quindi non è neanche facile adattarsi inizialmente, però vedo che stiamo apprendendo velocemente, questa cosa mi rincuora tanto e mi fa tanto piacere, cioè vedo proprio che la squadra si sta formando, sono contenta. E allora in bocca al lupo. Grazie Crepi, ciao. Non è possibile venire al Miramare, che dove c'è il padrone di casa che ha accolto tifosi, squadra, e dando un supporto logistico, un imprenditore, Claudio Battaglia, che ama lo sport e fa qualcosa per Soverato. Beh, abbiamo sposato in pieno da subito questa opportunità di diventare partner della Valle Soverato, perché riteniamo che sia, oltre ad essere la portabandiera in Serie A nel campionato di volley femminile, è una realtà che da 12 anni porta lustro alla città, in un territorio che comunque in ogni caso non è molto favorevole alle iniziative sportive di tale livello, ma non è favorevole per le difficoltà economiche, per il tessuto economico che comunque non aiuta le realtà come la Valle Soverato. Il Miramare si pregia di essere al fianco della Valle Soverato, perché riteniamo che debbano essere questi esempi da sostenere, da aiutare, da supportare, quindi è stato quasi automatico e molto piacevole poter aiutare la società in questo percorso. Ecco. E dalla cucina si sente un ottimo odorino. Ho chiesto prima alla capitana, Chiara Riparbelli, qual è la ricetta per vincere. A Claudio Battaglia chiedo qual è il piatto col quale si festeggerà un'eventuale vittoria. E beh, se dovessimo vincere ci sarà sicuramente da festeggiare con tanta passione, tanta creatività ed entusiasmo. Un piatto poi lo decideremo insieme, magari con le ragazze, con la società tutta. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, buonasera.